Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, dai luoghi più ghiacciati del mondo, per incontrare il pinguino, un essere simpatico ma che consideriamo già visto con un solo paio di specie comuni in mille filmati o storielle divertenti. Un grosso errore questo. Rimedieremo e ci accorgeremo che ne esistono molti tipi, con colori diversi e meraviglie in tanti luoghi dove vivono pinguini impensabili. Sigla. Tutte le specie simili sono caratteristici uccelli appartenenti all'ordine degli sfeniciformi, famiglia degli sfeniscidi. Il termine deriva dal greco sfeniskos, diminutivo di sphenos, cuneo, riferito alla forma del corpo. Siamo abituati a immaginare un pinguino come un animale impettito, goffo, generalmente bianco e nero, in un paesaggio esclusivamente di neve e di ghiaccio. Ma le specie non sono poche e sono dislocate in diversi habitat, a partire dal sud dell'equatore. Al polo sud, in certi periodi, alcune vivono sulla terraferma. Molte isole antartiche sono abitate da questi animali. Così alcuni iceberg stabili con spazi adatti e gradini di ghiaccio. I pinguini fanno anche tragitti in salita. Lo stesso in ghiacciai solidi con ampie piattaforme dove raggrupparsi in famiglie immense. Le coste tropicali, come la zona delle Galapagos, sono le più a nord. Nelle coste meridionali, con temperature fino a 26 gradi, ci sono anche piante ed erbe, elementi che non immaginiamo vicini a queste specie. Le riviere del Sudafrica sono addirittura calde e abitabili per il pinguino africano. Una rara specie detta Tauaki si trova sulle spiagge della Nuova Zelanda. L'origine dei pinguini, che risale al Paleocene, non è stata nell'Antartide, ma in Australia e Nuova Zelanda. Lo provano alcuni fossili di un pinguino gigante, il Cumimano, di 58 milioni di anni fa, trovati a Otago, isola sud della Nuova Zelanda. Ora, le specie adattate ai ghiacci, con l'innalzamento delle temperature, sono destinate all'estinzione. Intanto, per cercare il freddo, i pinguini di zone meno ghiacciate nuotano a sud. Questi uccelli hanno perso tutte le capacità del volo. Più c'è freddo e maggiormente devono pesare in grasso protettivo e strati di penne. Perciò non possono emigrare. Le ali ora sono diventate efficientissime pinne, rigide come remi. Permettono di nuotare fino a 40 km all'ora. Il loro modo goffo di camminare in realtà è riposante. È un moto armonico, circolare e uniforme, con risparmio energetico dell'80%. La parola pinguino deriva dal celtico penguen, pen testa e guen bianco, testa bianca. Vivono in media 20 anni. Sono creature carnivore, più o meno tutte con alimenti simili. Calamari antartici, cefalopodi graditissimi, specialmente dal pinguino imperatore. Anche i crostacei piacciono molto. I bizzarri granchi e spugna sono ricercati dal pinguino australiano. I piccoli avannotti del merluzzo antartico formano banchi assaliti da agili pinguini di profondità, ma il cibo preferito da tutti è senz'altro il krill, come tanti minuscoli gamberi in dense nuvolette rosse. Per bere, non trovando acqua dolce, questi uccelli filtrano l'acqua di mare attraverso ghiandole speciali. Il sale accumulato viene espulso dal naso con uno starnuto. Le specie esistenti sono 17. Appartenenti a 6 generi diversi. Si differenziano in molti particolari e cercheremo di distinguere le più importanti. I pinguini più grandi sono nella zona antartica. Il pinguino imperatore può arrivare a 1,25 m e pesare anche 40 kg. La testa e la schiena sono neri, la pancia è bianca. Ha le zampe palmate nere, il petto giallo chiaro. Dietro le orecchie presenta due grosse macchie di giallo sfumato. Come altri consimili, può restare fino a mezz'ora sott'acqua e fino a 600 metri di profondità. Ha bisogno di meno ossigeno del normale, possiede ossa durissime resistenti agli urti. A scelta può anche ridurre il metabolismo di alcuni organi. Unica specie a riprodursi nel gelo assoluto di quei luoghi impossibili. Percorre fino a 100 km verso spazi dove formare numerose colonie. Nel corteggiamento fanno movimenti uguali per trovare un accordo, una sincronia, e sono allora uniti per sempre. La femmina fa un uovo sul ghiaccio nudo.
quindi ritorna a mare e ci sta un bel po' per nutrirsi e fare scorte, mentre il maschio cova per 64 giorni coprendo l'uovo con la pelle della pancia, ponendolo sulle zampe. La femmina ritorna per rigurgitare il cibo nel becco del nuovo nato e il maschio le dà il cambio, affamatissimo, parte verso il mare. Il pinguino reale è molto simile alla specie precedente, anche nei comportamenti, con colore giallo più carico, meno sfumato. È alto in media 95 cm e pesa 15 kg. Ogni individuo della grande colonia ha disponibile un metro quadrato. Vivono tra i ghiacci, ma possono avvicinarsi a zone vagamente erbose. Il suo stomaco possiede proprietà fortemente antibatteriche. Può immagazzinarci del cibo per settimane, senza che esso deperisca. Il pigoscelide di Adelia, alto 70 cm, sempre nella zona antartica, è il più abbondante, forse per il suo strategico modo di aggregarsi. Gli individui non si spostano mai da soli, ma sempre in massa. Temono la foca leopardo. Stanno su scogliere a picco per tuffarsi in gran numero, alla ricerca di gamberetti e krill. È curioso il comportamento dei giovani, che tendono ad accoppiarsi a caso con femmine morte o facendo la corte ai pulcini. È il più prolifico. Le uova sono due, non deposte sul ghiaccio, ma tra i ciottoli. Chi cova per primo è il maschio, poi i coniugi si alternano per 35 giorni. Il pinguino di Papua, detto pigoscelide comune, anch'esso nell'Antartide, sta normalmente nella neve e solo per riprodursi su coste senza base di ghiaccio. Può arrivare a 90 cm e pesare 8 kg. La pancia fino alla gola è tutta bianca, sul dorso è nero. La testa, nera, presenta vicino all'occhio una macchia bianca. Pare che tra i pinguini, come nuotatore, sia il più veloce. Una loro romantica usanza è quando il maschio lascia davanti alla femmina un sassolino, ma bello, scelto con cura, come dono di fidanzamento. Se lei lo accetta, tutto va bene. Leodipte ciuffo dorato è un abitante delle isole antartiche. Detto anche pinguino macaroni, anch'esso alto 70 cm, è caratteristico il suo ciuffo all'indietro, di penne gialle, da usarsi nel corteggiamento. Si nutre soprattutto di krill, il cibo che preferisce. Diviso in due tra bianco e nero, i piedi palmati sono rosa. Il pinguino degli antipodi, detto pinguino occhi gialli, lo troviamo in Nuova Zelanda, su coste con vegetazione. Abbastanza piccolo, misura 65 cm con un peso di 6 kg. Ha i colori piuttosto sfumati di giallo sulla testa, bianco dal becco alla nuca, la pancia biancastra, gli occhi gialli e la parte dorsale nera. Fa il nido nelle foreste, praterie e scogliere sulla costa. Tra i pinguini il più raro è a rischio, soprattutto per il degrado. Il pinguino di Magellano, anch'esso di zone tutt'altro che fredde, vive nella parte meridionale dell'America del Sud, dal Cile a Capo Horn. Alto 45 cm, pesa sui 4 kg. È coperto da piume nere con una banda bianca sul capo e una sul petto. Appena più giù, fino alle zampe grigie, è tutto bianco, con qualche macchiolina. Il nido viene scavato a terra tra i cespugli, dal maschio. Poi arriva la femmina, lui la corteggia e si accoppiano. Risultato, due uova. I genitori difendono il nido con tenacia contro tutti i predatori. I pulcini grigi nascono 40 giorni dopo. Per 3 mesi saranno alimentati dal loro rigurgito. Appena i piccoli raggiungono l'età giusta, tutta la colonia emigra verso nord. La specie più piccola, il pinguino minore blu, detto pinguino fatato, misura 35 cm e pesa 2,5 kg. Si trova nei mari dell'Australia, Nuova Zelanda e Tasmania. Presenta un colore molto riconoscibile, è blu scuro e sul davanti è chiaro, con le zampe rosa. È più tozzo e si appoggia a una grossa coda. La specie è divisa in 6 sottospecie, una delle quali, il pinguino pinne bianche, Leodiptola minor albo signata, viene considerato da qualcuno vera specie. Nonostante alcune zone difficili, i predatori del pinguino sono numerosi, determinati, anche resistenti al freddo e alle tempeste. Le procellarie giganti negli oceani dell'estremo sud aumentano sempre più perché trovano i rifiuti della pesca e si nutrono anche di pinguini morti. Le ossifraghe, con l'apertura alare di 2 metri, sono in grado di afferrare un pinguino con estrema facilità.
Gli stercorari, come lo stercorario maggiore, dal corpo massiccio, volano sulle colonie dei pinguini e in quella folla rapiscono e divorano i loro piccoli. I gabbiani reali agiscono come rapaci e scelgono con cura tra gli individui malati o in difficoltà. Anche i chionidi, predatori instancabili, fanno la stessa cosa e riescono a bucare e bere le uova. Gli weka della Nuova Zelanda, uccelli di riva, dal grosso becco appuntito riescono ad allevare fino a 14 pulcini. Sono pericolosi per i piccoli di pinguino che si allontanano dai genitori. Tra i ghiacci le orche sono come le tigri della giungla e arrivano sulle spiagge per addentare i pinguini reali, l'imperatore e gli Adelia. I famelici squali, squalo bianco e squalo maco, si gettano nei gruppi che stanno nuotando sott'acqua per divorarne interi il più possibile. Naturalmente anche noi siamo dannosi per questi splendidi animali, che sono assolutamente miti, pacifici, inoffensivi e non ci procurano il minimo danno. Per poter riconoscere le specie più importanti osserviamo le loro teste con tutte le differenze e apprezziamole un po' di più. Pinguino imperatore, testa nera, occhio nero, guancia gialla, collo e pancia bianchi, becco con bordo interno rosa. Pinguino reale, testa nera, nuca giallo carico, occhio grigio, marrone, sottile collare giallo, gola gialla, pancia bianca, becco con bordo interno giallo. Eudipide ciuffo dorato, testa nera, penne gialle e sottili indietro dalla fronte, occhio rosso, gola bianca e petto bianchi, inizio becco rosa, becco color legno. Pinguino degli antipodi, testa, nuca e collo nero sfumati, striscia gialla dalla nuca all'occhio, occhio giallo verdolino, fronte e guance giallo verde nero sfumati, becco arancio, rosso sul davanti, rosa più indietro. Pinguino di Magellano, sommità del capo grigio scuro, lato della faccia con curva bianca e collarino stretto, tempia, gola, becco e retrobecco grigio scuro con parti chiare. Occhio nero con di sopra rosa, petto bianco. Pinguino Papua, testa nera, comprese guance e gola, trae un triangolo bianco a partire dal bordo sotto l'occhio. Occhio marrone, becco centralmente arancio, petto bianco. Pigoceride di Adelia, testa e schiena completamente nere, gola e petto bianchi, occhio nero, con anello bianco, retrobecco nero, punta del becco bianco, arancio e nero. Pinguino minore blu, tutto azzurro bluastro, tranne gola e petto, sfumatura bianco-grigia sulle guance, becco grigio sporco. Cari amici, se questa vista dell'estremo sud del mondo vi ha lasciato qualcosa di piacevole, iscrivetevi o se potete abbonatevi al canale. Cliccate sulla campanella, ottimo modo per ricevere la notifica di ogni nuova puntata. Dateci un mi piace per elogiare l'uomo in erba. Grazie di tutto. Ciao.